Sostanzialmente nella cassetta che ideale che loro utilizzano, cioè che loro ascoltano per andare a vedere questo concerto, c'è innanzitutto il primo pezzo fondamentale, London Calling, perché è proprio Londra che chiama, Londra chiama e loro vanno, pezzo dei Clash straordinario. Un altro pezzo fondamentale che viene citato anche è un pezzo dei Team Book 3, si chiama The Future So Bright I Gotta Wear Shades, no? Che rappresenta un po' ironicamente e sarcasticamente il fatto che appunto il futuro a loro sembrava così luminoso che dovevano mettere gli occhiali da sole per non rimanerne accecati, ed era un pezzo che andava molto in quegli anni. Altro pezzo che sicuramente potrebbero aver avuto in macchina, loro guardano le scogliere, a un certo punto potrebbe esserci Echo and the Bunnymen, Under Blue Moon, credo che si chiami, Under Blue Moon I Saw You, na 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 na. Ecco. Poi un altro pezzo essenziale, sempre Clash, Straight to Hell, perché la storia li porta dritti all'inferno. E chiuderei con un pezzo straordinario, anche se dopo, cioè c'era già allora ma fatto da Bob Marley, Redemption Songs, però nella versione fatta da Joe Strummer e Johnny Cash, che è una delle più belle canzoni e più belle interpretazioni della storia della musica, e quella è veramente, perché poi loro nel 2008 sono alla ricerca di una redenzione che probabilmente non arriverà, ma che comunque loro cercano e sperano di trovare.